anzi parlava di coppie, Paola, ci sono delle coppie, c'è la coppia Paola Max, Lorenzo Lilia, fantastica, vogliamo sapere di più, li vogliamo rivedere, vogliamo capire se Giovanni riuscirà ad andare oltre i 15 minuti con lei, e occhio a chi dice che i Lanzina sono maschilisti, perché dare una battuta del genere a un personaggio femminile di chiusa del film, vorrei vedere chi lo fa, ci metteremo fanno. Detto ciò, voglio chiedere all'altra coppia forte, perché c'è un'altra coppia, c'è un'altra storia d'amore, secondo me, nel film, molto bella. Guarda, allora, la scena al preside è fantastica, il timing è perfetto e là c'è la grande tradizione di Gabriellino, però c'è anche l'affetto, va bene? Io li voglio dire, se devono rivedere loro, parliamone. C'è l'affetto, sicuramente sì. Detto un po' scritto da Enrico Manzini, volevo dire c'è quell'affetto lì e spero che te spaglia dallo schermo. C'è l'affetto poi quello reale che ci lega, almeno io so, io voglio bene, lui non lo so. E, sembra una solita stupidaggine, una solita banalità, ma questo aiuta poi, no? Se c'è di fronte uno che ti repelle. È difficile recitare poi l'affetto, invece Lele è gagliardo, non è stato semplice dare quella parte. Soprattutto poi, trovo che Enrico in questo film ha una maturità, perché da questa tragedia di questo padre che deve cercare la figlia con una misura, come al solito, lui è di una misura brevissima, ma riesce a comunicare un grande affetto e anche commovente in certe. Però diciamo la verità che il vostro sodalizio è nato, ve lo ricordate? A un certo punto giravamo sulla spiaggia di Miami e come succede è arrivato un ciclone enorme, ma con una pioggia che neanche si può dire, proprio a catinella. E ci siamo rifugiati noi tre sotto un gazebo dove piano piano poi continuava ad arrivare l'acqua e lì si sono cominciati a annusare e a capire. E da quel momento, come in Casablanca, è nata una grande amicizia. Lui ha capito in quel momento che era deficiente, perché ho scelto io il rifugio invece di appunto meno che il rifugio. No, è vero questa cosa. No. Quando io ho letto la prima volta il film e io sono subito andato da Carlo Enrico e gli ho detto ma questa tra me e Enrico cioè, si può far vedere questa cosa veramente, l'affetto che a me manca questa figura paterna. E loro mi hanno detto sì, non esagerare perché sennò facciamo un'altra cosa. E no, però alla fine poi, come dice Righi, sì, anche io li voglio un sacco bene. E è andata alla fine, diciamo che è andata in questo verso, il fatto quando io alla fine gli dico ti voglio bene, vorrei dargli un bacio, lui ha detto che non me lo voleva dare, quindi non gliel'ho dato. E niente, ringrazio come sempre Carlo e Enrico, questo è il secondo, diciamo il terzo passione. No. E no, grazie a tutti, grazie a Righi e grazie ai produttori.